dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono ricolmi di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orgie e cose del genere. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». È difficile farsi un'idea dello Spirito Santo. È facile farsi un'idea del Figlio, perché in Gesù ha preso corpo e volto ed è stato raffigurato migliaia di volte nell'arte. È abbastanza facile, tutto sommato, farsi un'idea del Padre. Pur sapendo che è puro Spirito, ce lo immaginiamo anziano, con la barba, intento a creare il mondo o accompagnare la vita terrena di Gesù e distinguere i buoni dai cattivi nel giudizio universale. È difficile invece farsi un'idea dello Spirito Santo. Non ci aiuta l'espressione Spirito, che suona astratta. Non ci aiutano neppure le due principali immagini con cui lo Spirito si presenta: la colomba nel battesimo di Gesù e le lingue di fuoco nella Pentecoste. Ma forse un motivo più profondo spiega la difficoltà di immaginare la terza persona della Trinità.
lo spirito è relazione d'amore e l'amore non si rappresenta, si vive. È vero che a volte si è tentato di raffigurarlo, ad esempio con Cupido, ma ogni rappresentazione è ben lontana dalla ricchezza dell'amore. In realtà l'amore non sopporta astrattezze, può essere immaginato solo in concreto. Quando noi pensiamo all'amore, pensiamo a tanti nomi propri di persona: i genitori, i fratelli, il coniuge, i figli, cari amici. Possono essere, e speriamo che siano prima di tutto, i nomi di Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito, ma anche i nomi di Maria e dei Santi. L'amore ha tanti volti, perché è relazione tra persone. Ed è forse proprio questa la definizione più vera dello Spirito Santo, relazione d'amore tra il Padre e il Figlio. Una relazione così piena, attiva e vera che diventa a sua volta una terza persona. Tutto questo però non ci riguarderebbe se l'amore non fosse uscito dal circolo della Trinità e non fosse stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, come dice San Paolo. Ecco perché la cosa ci interessa. Questo amore ci ha investito. Quello che noi spesso chiamiamo amore, se è autentico, non è altro che lo Spirito Santo presente tra noi. Ci sono dei segni della sua presenza che la parola di Dio ci aiuta a leggere. Un primo segno è l'unità delle differenze, come ci mostra il racconto della Pentecoste. Dove arriva lo spirito del male e opera il diavolo, la diversità diventa divisione. Le nostre comunità diventano una Babele e non ci si comprende più, ma dove arriva lo spirito di Dio, la diversità diventa sempre ricchezza e arricchimento reciproco. Un altro segno dell'azione dello Spirito è il frutto di cui parla San Paolo. L'agape, la carità, il dono di sé, dettagliato poi in altre 8 virtù: gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Chi fa il bene vive una profonda unità interiore che è opera dello Spirito. Il Vangelo, infine, mette in luce un altro aspetto dell'azione dello Spirito. Non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Non esiste una rivelazione specifica che riguarda solo lo Spirito Santo. Gesù ci ha già detto tutto e nulla si deve aggiungere alle sue parole, perché è Lui la rivelazione definitiva di Dio. Lo Spirito aiuterà la Chiesa a comprendere il messaggio di Gesù, a farlo risuonare come sorgente viva, capace di orientare il cammino della vita di ogni battezzato. Non abbiamo bisogno di rivelazioni private, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, senza il quale noi, come i discepoli prima della Pentecoste, sentiremmo sì le parole di Gesù, ma non riusciremmo a capirne il significato. Chi rimane chiuso allo Spirito potrebbe anche conoscere a memoria i Vangeli, ma sarebbero per lui come l'acqua ferma di uno stagno. Chi si apre allo Spirito attinge alla parola di Gesù come ad una sorgente sempre purissima.